Buonasera a tutti ragazzi da Marcello Zingaro 68. Allora amici miei, ci troviamo in una nuova mappa che ho aperto 2 o 3 giorni fa, adesso di preciso non mi ricordo, e iniziamo a fare il primo video. Ragazzi, la mappa è la Pacific Northwest 19, è una delle ultime mappe che ci hanno dato. È una mappa abbastanza carina, a me piace tanto, ragazzi. Poi è chiaro che sulle mappe, sull'attrezzatura è sempre una questione di gusti, però vabbè, io la trovo molto molto bella come mappa e come piace a me. Anche questa, ragazzi, ve lo dico, l'ho presa perché diciamo che siamo nella parte alta della mappa. Vedete, io adesso mi affaccio un attimino qua. Ecco qua, siamo proprio sotto la bandiera, sentite il rumore. Ecco qua, vedete ragazzi, c'è la salita, un po' come la mappa europea del gioco di Farming Simulator 19. Vi ricordate la mappa europea che mi ero fatto la casa su montagna? Ecco, questa più o meno è un po' simile a quella lì. E siamo in territorio americano però ragazzi, guardate qua la bandiera. Eccola qua, ve la mostro. Ecco, poi ho fatto un po', vabbè, ho fatto un po' di cambiamenti, ho messo questi capanni qua, che sono le mod di Alien G. Ragazzi, a me le mod di Alien G piacciono tantissimo. Ho cambiato un attimino, ho messo anche il silos, qui ho messo un alveare, qui ho messo il silos, sempre mod di Alien G. Là ho messo un capanno per un po' di attrezzatura. Insomma, ho messo 4 cosettine, ho cambiato un attimino 4 cose, però la mappa è molto bella, ragazzi, a me piace molto. Ok, ragazzi, io oggi come primo video andremo a trebbiare un campo di orzo. Non voglio perdere altro tempo, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo, cominciamo a prendere subito la nostra trebbia e agganciare la lama. Allora, ragazzi, come trebbia, mi sono preso la Ideal 9T. Ragazzi, perché questo bestione? Perché adesso vi apro la mappa e vi faccio vedere i campi. Allora, ci mettiamo un attimino qua, ve la rimpicciolisco. Ragazzi, guardate i campi di questa mappa. È chiaro che non si può lavorare con una trebbia piccolina, una trebbia insomma di poca capienza con una lama ridotta. No, ragazzi, i terreni non ce lo permettono. Magari quelli sopra dove sono io, ma quelli nel sud della mappa, come vedete, sono abbastanza grossi. Di conseguenza ho detto prendiamoci questa trebbia qua con una lama bella grossa e così vediamo un attimino di. Insomma, non dico di fare in fretta perché comunque non ci corre dietro nessuno, però insomma, facilitare un attimino il lavoro. Ok ragazzi, allora salgo a bordo della nostra Ida, mettiamo in moto e andiamo a prenderci subito la lama che ce l'ho dall'altra parte. Allora, scendiamo giù. Sì, poi ragazzi c'è ancora tanto da fare. Io adesso ho messo le cose principali, quelle che ci servono per avviare una mappa, tipo vedete la seminatrice, la fare, diciamo, lo spandicalce, l'aratro, non mi viene la parola, vabbè, l'attrezzo per tirare via l'erba, ragazzi, poi quando mi viene la parola ve la dirò. Ok, facciamo un po' di manovra. Aspettate un attimo che mi aggancio, aspettate un attimo che mi aggancio la lama. Eccoci qua, perfetto. Andiamo verso il campo, ragazzi. Così iniziamo a trebbiare. Ragazzi, un campo d'orzo. Allora, sono campi che mi sono preparato. Ok, allora andiamo verso il campo. Ah, ecco, ragazzi. Finalmente mi è venuta la parola, il sarpiatore, non mi ricordo, non mi veniva in mente come ce l'avevo lì, però non mi veniva in mente. D'accordo, allora ragazzi, il campo è questo campo qua me lo sono preparato, prima qua avevamo, non vi dico ragazzi, avevamo l'avena. Sì, però il campo pieno d'erba, tutto quanto, allora ho detto vabbè, tiriamo via l'avena e ho detto facciamo tutti i passaggi, concimato, messo la calce, tutto quanto e incominciamo a mettere l'orzo. Ragazzi,
Io nel silos non c'ho niente perché ho cambiato il silos, di conseguenza cambiando il silos ti vende anche quelle poche cose che ci mettono in moda quando ci danno la mappa. Su 10.000 litri penso, non di più, qualcosina del genere, però cambiando il silos mi ha venduto tutto, dunque io sono completamente vuoto. Eccoci qua. Questa storia delle macchine la devono mettere un po' a posto perché non esiste, anche mi suona anche ragazzi, non esiste che io sto facendo manovra e lui mi viene addosso. Questa cosa secondo me è un po' da rivedere. Ok, detto questo, ci agganciamo la nostra lama, mettiamo in posizione lavorativa, dispieghiamo anche la nostra trebbia un attimino. Ok, io direi che siamo pronti. Eccoci qua. Perfetto, si può partire ragazzi. Cominciamo a trebbiare per fare scorta. No, 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 questa cosa no, 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 mi serve la paglia a me. Aspettate un attimo ragazzi perché mi serve la paglia. Allora, devo andare qua, mettiamo così. No. Allora, sto facendo un po' di casino? Ok. Ok, perfetto. Ci dovremmo essere, ragazzi. Andiamo avanti, vediamo un attimino se ho fatto giusto. Ok, perfetto, ci viene fuori la paglia. Ragazzi, ci serve la paglia perché insomma abbiamo anche gli animali. Giustamente lo sapete che io le fattorie senza animali non esiste. Ok, io direi nel frattempo di mettere l'operaio e andare a prenderci il nostro trattore col cassone. Qui lo lasciamo fare, noi facciamo un salto in fattoria, ragazzi, andiamo a prendere il nostro trattore. Ragazzi, vado a piedi perché tanto la fattoria è qua, siamo qua vicino. Eccoci qua, siamo quasi arrivati, ragazzi. Allora, apriamo il garage, eccoci qua, li apro tutti e due. Allora, ragazzi, come trattori ho preso l'ultimo arrivato della Massey Ferguson, l'ultima mod che ci hanno dato, il 7726, ragazzi, questo qua. Non male come trattore, ho scelto questo colore un po' diverso dagli altri, ho messo il peso rosso per fare un po' come cerchi. Insomma, dai, non male come trattore. Io adesso sto usando questo, poi magari vedremo in futuro, soldi permettendo, di prendere anche qualche altra cosa. Però per il momento penso che vada bene questo. A me non dispiace come trattore. E poi mi sono preso, visto e considerato che non lo usavo da tanto tempo, ho preso anche il Valtra l'S374. Ragazzi, 400 cavalli, non poco, non poco. Eccolo qua. Sì, la versione mucata, come vedete, è la versione mucata. Vi dico, vi do una chicca per modo di dire, ragazzi, me l'hanno consigliato. Chi me l'ha consigliato è mia moglie. Quando l'ha visto che sceglievo i trattori, mi ha detto, dai, prendi questo che è molto simpatico. Beh, in effetti la versione mucata è simpatica. Poi, ragazzi, insomma, parliamo di 400 cavalli, non è un trattore sicuramente da buttare via. Poi sapete la mia legge, per non usare sempre gli stessi trattori, perché non si fa altro che usare John Deere e Fender, Fender e John Deere. Ragazzi, diamoci un taglio. Io capisco che sono i trattori del momento, che sono le novità, però insomma, novità per la piattaforma PS4, perché i John Deere e i Fender nel PC esistono una vita. Parlo sempre di PS4. Però è anche vero che ragazzi non possiamo tutti fare filmati e video oppure live usando solo Fender e John Deere. Ci sono anche i trattori. Ok. Andiamo avanti, io direi di andare a prenderci il nostro cassone che l'ho lasciato nei silos. Apro un po' l'immagine così vedete un attimino come ho creato un po' la fattoria. Qui ho messo un alveare. Eccoci qua, ragazzi. Qui siamo nei silos. Ho lasciato dentro il carrello, adesso ce l'agganciamo. Ragazzi, il carrello non c'è bisogno che ve lo dico, giustamente. Territorio americano e tante cose inglesi, ho detto vabbè, almeno il carrello ce lo prendiamo italiano. Ragazzi, il Valzeglio ho preso.
il Vazelic me lo porterò in ogni mappa che vado. Qualcosa di italiano lo dobbiamo avere, dai, ci serve sempre qualcosa di italiano. Ok, vediamo un attimino se c'è navi, traghetti, non arriva nessuno, aerei si può andare, perfetto. Andiamo verso il campo. Eccoci qua, nel frattempo la nostra trebbia. Ui, la Madonna, c'è già il serbatoio pieno. Quasi quasi la vuotiamo, ragazzi, prima di farla ripartire la vuotiamo. Allora, siamo così. La prendiamo un attimino. Ok, così la vuoto e la facciamo ripartire, perché nel frattempo andiamo a fare anche un'altra cosa, ragazzi. Oggi ci dobbiamo muovere, ragazzi, c'è tanto da fare ancora. Qui dobbiamo stare attenti perché è un continuo passaggio di macchine. Allora, intanto ci vuotiamo la trebbia, ragazzi. Eccoci qua. Ci vuotiamo la trebbia, così rimettiamo l'operaio, ragazzi. Nel frattempo che c'è l'operaio, noi andiamo a fare un'altra cosa. Perché, ragazzi, come vedete, ho fatto gli andamani di paglia perché devo creare delle balle. Dobbiamo mettere gli animali, insomma, c'è tanto lavoro da fare. Lo sapete anche voi, quando si avvia una mappa, una fattoria, all'inizio c'è tanta roba da fare. Ci dobbiamo organizzare, ok, perfetto, abbiamo scaricato la nostra trebbia, la facciamo ripartire, ok, sperando che non arriva qualche macchina. Bene, puoi ripartire, inseriamo il nostro operaio, ragazzi, perfetto. Allora, ragazzi, faccio un salto zona animali, perché sì, il vostro zingarello lo sapete. Le mappe senza animali non esistono. Anche qui ho fatto qualche cambiamento. Se qualcuno di voi ha aperto questa mappa, vedrà che ci sono dei cambiamenti. Queste sono le balle che ci lascia il nostro modder della mappa, le devo ancora ritirare. Questo vi sta a significare che la mappa l'ho aperta da poco, c'è ancora tanto da fare. E niente, vabbè, ho messo le solite cose, ho messo, vabbè, qua ho messo diciamo, la zona per il fertilizzante solido, vedete? Con i nostri carrelli per i nostri campi. Vabbè, poi ho messo l'ultima mod delle pecore che ci hanno dato, il nostro recinto nuovo. Ho voluto provare a mettere questo. Ragazzi, ho messo 6 pecore perché mi manca solo il trofeo delle pecore per platinare Farming Simulator 19. Dunque, le pecore le ho messe subito. Ne ho messo 6, mi sembra che dobbiamo arrivare a 20. Così piano piano, comincio subito e speriamo di arrivare al trofeo, così platiniamo anche Farm Simulator 19. Come dicevo, qua ho messo una tettoia, ci prendiamo il nostro, eccolo qua, il Fendelman, quello che cambia le marce, ragazze, questo qua ve l'avevo già fatto vedere, ve l'avevo già presentato. E qua ho messo la corsia per l'insilato, ragazzi, questa volta ho cambiato, ho messo questa con le balle. Perché nel tempi addietro i nostri nonni, forse anche bisnonni, le prime corsie per l'insilato erano o con le balle così, come vedete questa, o addirittura qualcuno usava anche i copertoni. In qualche mappa ci sono anche i copertoni, ragazzi, adesso non mi ricordo in quale mappa, però in qualche mappa ho visto anche la corsia dell'insilato fatta con i copertoni. Ok ragazzi, non perdo tempo, andiamo giù in negozio a prendere quello che ci serve. In pratica ragazzi, ho affittato, intanto ho sentito il rumore dell'aereo, anche in questa mappa abbiamo l'aereo. Macchine ne arrivano? No, via, andiamo. Sentite il sound di questo Fenet, ragazzi, che cambia le marce, è uno spettacolo veramente. Ecco qua. E qua si incomincia a scendere, come vi dicevo ragazzi, siamo nel nord della mappa, io ho la fattoria nel nord della mappa, sto lavorando i campi nel nord della mappa e adesso scendiamo giù. Vedete la strada ragazzi? Io quando ho visto questa mappa con la strada così da fare, andare su, ho detto ragazzi questa la devo fare, è il mio genere, a me le mappe così piacciono tanto, ragazzi. È un po', ve l'ho detto, è un po' simile alla mappa europea del gioco. Eccoci qua.
Tanto c'è anche il treno, abbiamo anche il treno che è appena passato nel ponte. E qua ci apprestiamo a raggiungere il negozio. Intanto passiamo in un ponte, ragazzi, bellissimo. Guardate un attimino la mappa, veramente bella, ve la faccio vedere un attimino. Poi sì, poi avremo modo di vederla un po' di più perché comunque andrò a fare più di un video, ragazzi. Questo è il primo che sto facendo e insomma non è che abbia tutto il tempo per mostrarvi anche la mappa, però dai, prossimamente facendo altri video avremo anche modo di visitarla un attimino. Intanto abbiamo lo stop, ci fermiamo, ok. Questo è il negozio, ragazzi. Se fate mente locale, qualcuno di voi che gioca da un po' di tempo a farmi simuletto, questo negozio qua, e qua metto il punto di domanda, io mi ricordo dov'era questo negozio, adesso ve lo pongo a voi. Sapete dirmi nei commenti quando andrete a vedere il video dov'era questo negozio qua? Ragazzi, io ve lo inquadro, guarda, vi apro l'inquadratura, ve lo faccio vedere in largo, in lungo. Siete capaci a dirmi questo negozio in che farming simulator era e in quale mappa? Punto di domanda. Voglio vedere se qualcuno di voi si ricorda. Ok, detto questo, io direi di risalire su in fattoria. Allora, ragazzi, traffico, traffico a manetta. Ok. Arriviamo qua, abbiamo lo stop, qua non c'è nessuno, via, si può andare. Perfetto, ragazzi, saliamo su. Come vi dicevo, ho noleggiato la macchina per fare le balle di paglia. Questa volta ho preso quella della Deutz per cambiare un po', ragazzi. Ci siamo presi quella della Deutz e adesso mi appresto a salire in fattoria, ragazzi. Incomincia la salita, ragazzi, come nella mappa europea. Intanto mi si avvisa che la trebbia è di nuovo piena. Stiamo arrivando, un attimo. Ok, allora, ragazzi, l'operaio si lamenta che ha la trebbia piena. Poverino, ha ragione, dai, dobbiamo andare a scaricarlo. Tanto accendiamo un po' le luci. Mi sono dimenticato di accendere il lampeggiante, ragazzi, ci sta. Tanto sta venendo notte, ragazzi, mi sono dimenticato di fermare il tempo, c'ho il tempo a 5, ragazzi. Appena arrivo su lo fermo un attimo, perché sennò qua andiamo a lavorare di notte, che vabbè, ci sta, specialmente questo periodo, che è periodo di fienagione, almeno dalle mie parti, penso anche dalle vostre, è periodo di fienagione, ragazzi, è un via vai di trattori, ma di ogni tipo, veramente di ogni tipo. Ok, qua si può andare? Sì, via. Andiamo da queste parti, via. Penso che ci sia la trebbia ferma, ragazzi. Penso ci sia la trebbia, e infatti c'è la trebbia ferma. Allora, questo lo mettiamo un attimino qua, ragazzi. Entro un attimo nel diario di bordo. Io lo chiamo diario di bordo, in effetti non è un diario di bordo, non siamo in una nave, però vabbè. E dunque, devo andare qua e mettere tempo reale, ragazzi. Vabbè. Allora, questo lo lasciamo un attimo qua. Andiamo a scaricarci la trebbia con il nostro Massey Ferguson e il Vanzelli. Accendiamo anche qua, va? Ok. Arriva, arriva, non ti arrabbiare, arrivo. Ok, eccoci qua. Scarica pure. E qua mi sa che dovremmo fare due viaggi. Non so se non riesco a portare via tutto con un viaggio, ragazzi, anche perché mi sembra che il Vanzelli è sui 31.000 litri, se non mi ricordo male. Dovremmo avere 31.000 litri, sì. Forse neanche riesco a scaricarla tutta. Ok, ragazzi, siamo pieni. Siamo
siamo pieni, io direi di fare un salto a scaricarlo, tanto tempo. Ragazzi, oggi mi allungo un attimino, eh. Mi allungo un pelino, così facciamo qualche minuto in più. Andiamo a scaricare il nostro orzo. Facciamo un po' di provviste. Ok, allora, giriamo qua. Questo è il nostro lavaggio, ragazzi, come vedete, quando si finiscono i lavori, tutti i mezzi puliti, mi raccomando, ragazzi, trattori, mezzi, sempre tutto pulito, prima di mettere via tutto, almeno io lavo sempre tutto. Ok, via, scarichiamo. Nel frattempo scarichiamo, vediamo un attimino. Non male, dai ragazzi, questo Massey Ferguson, il colore, sì, poi non, più o meno un po' simile all'altro che abbiamo già, però i colori non mi dispiacciono, ragazzi, io ho scelto questo colore qua, tanto voglio dire, alla fine non è che cambia qualcosa, un colore vale l'altro, è solo questione di gusti, e ho detto, vabbè, proviamo a mettere questo colore qua. Ho fatto il peso rosso, perché ho visto i cerchioni rossi, ho detto vabbè, facciamo anche poi, insomma, il Massey Ferguson, ragazzi, lo sapete anche voi, è rosso, qualcosa di rosso deve avere. Ok, perfetto, torniamo in campo, abbiamo scaricato, torniamo in campo. Ah, ragazzi, prima che mi dimentico, non mi sono dimenticato di portarlo anche in questa fattoria. Eccolo qua, il nostro Toby. Ciao Toby! Vieni che ti do da mangiare. Ragazzi, come vedete, in tutte le fattorie Toby mi segue. L'ho messo qua questa volta. Ecco qua. Torniamo in campo. Poverino, dai, una presentazione anche a lui ci voleva, dai. Ok. Nel frattempo che aspettiamo la trebbia, ragazzi, io direi di incominciare a fare qualche balta. Il nostro Massey Ferguson lo fermiamo qua. Ok, perfetto. Ah, questo me l'ero dimenticato acceso, vabbè, fa niente. Allora, iniziamo a fare qualche balla. Sperando che quando le scarico, siccome il campo lo vedete anche voi, è un attimino in pendenza, speriamo che non cominciano a rotolare. Perché se no siamo nei guai, ragazzi. Siamo veramente nei guai. Eccoci qua, mi sa che è già pieno. Sì, è già pieno. Allora, carichiamo e vediamo se rotola la balla. No, no, sembrerebbe quasi di no. Mamma mia, ora riempie subito, ragazzi, perché i campi sono. Ragazzi, ho fatto tutti i passaggi, dalla calce alla fertilizzazione, tutto, al taglio dell'erba, tutto quello che c'era da fare l'ho fatto, ragazzi. Ok, torniamo un pelino indietro. Perfetto. Allora. Ragazzi, scusatemi, ogni tanto faccio un po' di casini con i pulsanti, però vabbè, ci sta. Adesso vediamo qua se anche qua si ferma. Buona, ci siamo. Carichiamo anche questa. Ok. Vediamo se riusciamo. Poi ragazzi, io adesso. È chiaro che non posso fare tutto di nuovo, mamma mia, oh, c'è di nuovo il serbatoio pieno, ragazzi. Adesso facciamo così, poi magari il prossimo video vediamo di fare qualche altra cosa. Io è chiaro che mi devo portare anche avanti, ragazzi, non è che posso fare adesso faccio le balle, poi il prossimo video raccolgo le balle, no, ragazzi, quello lo faccio anche dietro le quinte, non posso stare lì a aspettare.
prossimamente magari faremo qualche altra cosa, vediamo un attimino come cosa mi posso. Aia, aia, ecco quello che avevo paura, ragazzi. Fermati lì, brava così, bravo, bravissimo. Ok, ripartiamo. Ragazzi, ne faccio ancora una, poi vado a scaricare la nostra Ideal. Vediamo se te ne vai? Aia, aia, immaginavo io. Fermati. No, io non c'ho voglia di andarla a cercare, poi ragazzi. La devo fermare un attimo. A parte che vabbè si fermano qua, non penso che vadano chissà dove. Però non la blocchiamo, vediamo un attimino. Boh, perfetto ragazzi, ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo fermata. Allora, mi sembra di vedere la trebbia ferma, infatti è ferma. Allora, intanto la giriamo, ragazzi, perché non posso andare sopra il raccolto, giustamente. Non esiste, ragazzi, ve lo dico un sacco di volte, ve lo ripeto, non andate sopra il raccolto, perché nella realtà non esiste andare sopra il raccolto. Io vedo certi video, ragazzi, ecco qua, vedo certi video, vedo con nonchalance che passate sopra il raccolto, con carrelli, con tutto, con trattori. Non è bello, non è bello, ragazzi, non è bello. Se parliamo di farming simulator, parliamo di una simulazione. Dunque cerchiamo di simulare quello che si fa nella realtà. E non è bello, non esiste che si passa sopra il raccolto con i trattori e con il carrello, non esiste proprio. Tanto ragazzi vi ricordo che Don Camillo è venuto a farci compagnia, sentite le campane. Ma oramai penso che vi siete abituati, lo sapete che abito vicino a una chiesa, ogni due per tre il signor Don Camillo si fa sentire. Nel frattempo andiamo avanti a vuotare la nostra metitrebbia. Ecco ragazzi, mi raccomando, questo ci tenevo a dirvelo, ci tengo a ricordarvelo, non passate sopra i raccolti perché non è veramente bello. Ok, allora ci siamo? L'hai vuotata? Vediamo un attimino. Ci passo. Sì. Ok, chiudiamo il nostro condotto e facciamo partire il nostro operaio di nuovo, ragazzi. Vediamo se riesco a finire il campo, non lo so. Ma non perché non ce la faccio, ragazzi, per questioni di tempo, intendo quello. Ok, facciamo ripartire l'operaio. Ok, perfetto. Allora, prendiamo il nostro Massey Ferguson, lo rimettiamo in campo da questa parte. Ok, io direi che lo fermiamo qua, va benissimo. Aspettiamo un attimino. Nel frattempo vado avanti ancora con le balle, ragazzi. Andiamo avanti con il nostro Fendet. Ok, scendiamo. Eccoci qua arrivati. Parti, vabbè, ragazzi, lasciamole andare, prima o poi si fermeranno da qualche parte, dai. Non è che posso stare dietro alle balle. Ah, ecco, ci tenevo a dire, ragazzi, siccome vi ho detto all'inizio gameplay che ho cambiato, volevo cambiare un po' per i trattori, voi dite sì, cambi, parli che non vuoi Fendt e non vuoi John Deere, però stai usando un Fendt. Sì, ragazzi, questo lo uso, intanto è il trattorino degli animali, perché questo lo metto lì nella zona animali e poi lo uso per il semplice motivo che c'ha le marce, ragazzi. Mi piace sentire quando innesta le marce e il sound che ha, solo per quello, perché sennò avrei messo anche un altro trattore. Visto e considerato che ce l'abbiamo solo su questo trattore e devo usare per forza questo, ragazzi, perché sennò ne avrei usato anche un altro.
Ok. Ragazzi, faccio mezzo metro e mi riempio subito. Questi sono i campi potenti, quelli diciamo con tutti i passaggi e il raccolto si vede. A inizio, le prime volte che ho fatto il campo, che ho tirato via l'avena, dovevate vedere l'andana di paglia, ragazzi. Forse un ago era più grosso. E poi è chiaro, non ci sono i passaggi, il campo con le erbacce, insomma, il raccolto purtroppo in quelle condizioni lì è misero. Allora, qua come mai non me l'ha raccolta? Facciamo così. Ok. Ragazzi, siamo quasi arrivati, eh? Come finisce la trebbia, finiamo anche noi, dai. Ecco qua, sta già risalendo la trebbia. Aia! Mi sono dimenticato, dovevo scaricare, in effetti. Uè, non andare in mezzo alla strada, fermati qua. Ah, ok. Perfetto. Allora, ok, scarichiamo questa. Io direi di fermarci, ragazzi. Questa sta già partendo. Dove vai? Ah, no, si è fermata. Ragazzi, faccio un salto alla trebbia e facciamo i saluti, dai. Ormai col tempo ci siamo. Come vedete, questo campo è tutt'altro che piccolo, ragazzi. Pensavo fosse un attimino più corto, invece. L'aiutante ha completato il lavoro, ce l'abbiamo fatta a finire il campo, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ok, la scarichiamo, tanto abbiamo mezzo minuto ancora. Ok, andiamo a scaricarla. Bene. Insomma, dai, quasi 60.000 litri di orzo, ragazzi, no, non è male, non è male. Non so neanche riusciamo. No, dai, ce la facciamo, ce la dovremmo fare. Andiamo un pelino avanti. Dimmi che me ne lascia un po' nella trebbia. Ragazzi, una botta di culo allucinante. Giusti, giusti, due carrelli giusti, giusti. Ok, perfetto. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Nel frattempo vado verso i silos. Spero che il video vi sia piaciuto, che la mappa vi piace. È chiaro che abbiamo visto poco e l'ho appena aperta. Avremo modo di risentirci, ragazzi, dai. Commentatevi sulla storia del negozio, voglio sapere se qualcuno di voi si ricorda quel negozio, in quale mappa era, in che farm simulator si trovava. E niente, detto questo, vi do appuntamento al prossimo gameplay. D'accordo? Dai, un abbraccio da Zingarello e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!